L'iniziativa che presentiamo oggi fa parte di un bittico di iniziative della provincia di Brescia che guardano da una parte al guidatore responsabile e dall'altra al passeggero consapevole. Sono due facce della stessa medaglia, in punto dedicate alla sicurezza stradale, che tutti fin da subito siano da una parte responsabili e dall'altra consapevoli di cosa vuol dire mettersi su strada con un'auto, con una moto, con qualsiasi tipo di mezzo. La provincia si è impegnata in queste due iniziative finanziando da una parte un corso di guida sicura per 50 giovani sotto i 25 anni in maniera completamente gratuita, l'abbiamo presentato una decina di giorni fa in Broletto e quella è un'iniziativa che abbiamo voluto dedicare proprio al guidatore responsabile. Quando hai in macchina qualcuno sei responsabile della sua vita, affidi la tua vita in mano a questa persona, ovvero il passeggero responsabile, che è una figura troppe volte magari ignorata o messa da parte. La dedichiamo a Giorgio Botti. Giorgio Botti, che è un ragazzo valtrumplino come me, che è tragicamente scomparso in un incidente. Per la grande forza della sua mamma, mi aveva chiesto di poter far vivere Giorgio nella memoria di tutti quei ragazzi che, conoscendo la sua storia, magari avrebbero avuto quella forza di no, di poter dire di no, di saper di non salire su una macchina dove chi guida è stanco, magari ha un po' bevuto, magari il viaggio è troppo lungo. I motivi possono essere tanti e non c'è una colpa nel fidarsi a salire in macchina con qualcuno. Per me è una cosa veramente importante quello che loro sono riusciti a fare, per me ma anche per tutti questi ragazzi che spero guardino quest'opera e pensino. Io ringrazio chi ha lavorato per arrivare fino qui, l'artista che ha messo secondo me una sensibilità incredibile e soprattutto Jack, che è stato l'artefice di tutto questo. Dai.